Se Mattarella vi chiedesse di fatto di partecipare al governo del paese, ogni cosa a suo tempo. Ci sono due persone, Di Maio e Salvini, che pensano di aver vinto le elezioni. Non le hanno vinte. Loro vogliono l'incarico, dovranno scoprire che l'incarico non lo potranno avere perché non hanno i voti, soprattutto non avranno i nostri voti perché abbiamo programmi politici opposti. La prima fase della crisi è questa qui, poi dopo più avanti vediamo. Ma senza Di Maio e Salvini di fatto alla presidenza del Consiglio per voi si aprirebbe qualcos'altro? Di Maio e Salvini, che hanno programmi politici radicalmente antieuropei, devono capire che i nostri voti non ci sono e che quindi loro i voti non ce li hanno per quello che riguarda noi. Poi vediamo dopo. E voi farete un passo in avanti se non ci sarà né Salvini Premier né Di Maio Premier, questo lei sta dicendo. Bisogna che si capisca che Salvini e Di Maio Premier non diventano e che soprattutto non lo diventano con i nostri voti, poi dopo ogni fase ha la sua logica. Anche un governo di scopo? Ogni fase ha la sua logica, prima bisogna che si scopra che i due vincitori non hanno vinto, sono dei sedicenti vincitori, andiamo una cosa alla volta, abbiamo tempo.